carissimi, allora prendiamo in mano il nostro libro La Tentazione. Stiamo facendo, amici, un capitolo che riguarda le tentazioni della vita cristiana, le più importanti, cioè diciamo le aree in cui diciamo il maligno si, le acque nel quale il maligno si muove. Poi, come già abbiamo spiegato più volte, le tentazioni sono molto personalizzate, quindi sono molto legate alla persona, alle sue, diciamo, le sue debolezze, all'ambiente che frequenta, alle occasioni nelle quali entra, eccetera. Quindi ovvio che la tentazione è molto personalizzata, come abbiamo spiegato. Comunque esistono le tentazioni, diciamo così, evidenziate anche nella Sacra Scrittura, che riguardano la vita dell'uomo e del cristiano. Sono le tentazioni della carne, le abbiamo già visto, le tentazioni della ricchezza, le tentazioni dell'orgoglio. Tutto questo è un panorama che abbiamo già esplorato. Adesso dobbiamo mettere a fuoco due tipi di tentazione, fra loro molto congiunte a mio parere: la tentazione della violenza e poi la tentazione della menzogna. Perché si tratta di due tipi di tentazioni fra loro collegate? Perché Gesù, descrivendo appunto il maligno, parlando proprio del diavolo, dice che era menzognero e omicida fin dal principio. Quindi in questi due tipi di tentazioni, quella della menzogna e quella della violenza, c'è in modo tutto particolare la natura di Satana. E Satana, come sapete, nella tentazione inganna per uccidere l'anima. D'altra parte, l'affinità fra la tentazione della violenza e quella della menzogna è in un proverbio popolare che dice: uccide più la lingua della spada. Quindi la violenza non è soltanto la violenza fisica che sopprime la vita del corpo, è anche la violenza verbale, morale, ideologica, che toglie alle persone la dignità, l'onorabilità. E d'altra parte lo si vede anche nella vita quotidiana, come sapete: prima si demonizza l'avversario, poi lo si va fuori. Quindi c'è una perfetta sintonia fra questi due tipi di tentazioni, che esprimono in modo particolare la natura del maligno. Noi questa mattina, cari amici, vediamo prima di tutto la tentazione della menzogna, della violenza, e poi vedremo in una successiva catechesi anche la tentazione della menzogna. Siamo a pagina 164 del nostro libro La Tentazione. L'uso della violenza è la più rovinosa delle tentazioni e induce a commettere i peccati più gravi contro il prossimo. A questa tentazione, che oggi minaccia la stessa convivenza del genere umano, perché la violenza non è soltanto quella individuale, ma è anche quella collettiva, che si esprime soprattutto attraverso la guerra. A questa tentazione si oppone con forza il comando divino: non uccidere. Senz'altro, per quanto riguarda la gravità dei comandamenti, la seconda parte, la seconda tavola, quella dei rapporti col prossimo, perché i primi tre comandamenti riguardano i nostri rapporti con Dio. Non c'è dubbio che per quanto riguarda la seconda parte della tavola dei comandamenti, quelli che riguardano il nostro prossimo, il non uccidere è il più forse più importante. Cioè l'omicidio è certamente il peccato più grave per quanto riguarda i comandamenti verso il prossimo. La violenza in tutte le forme è, come quella dell'orgoglio, una tentazione particolarmente connaturale a Satana, che da Gesù viene bollato come omicida fin dal principio. È il capitolo 8 di Giovanni, versetto 84. Satana, come abbiamo già spiegato ampiamente, cari amici, seduce, cioè inganna, per distruggere. Il suo obiettivo è la rovina delle singole persone e dell'umanità intera. Per raggiungerlo, la serpe infernale inietta il suo veleno nel cuore degli uomini. La dittatura della violenza si è manifestata fin dagli albori della storia dell'umanità, e da allora il fiume vorticoso di sangue non ha fatto che ingrossare, inondando ogni angolo della terra. Cioè, significativo, cari amici, come il primo peccato illustrato dalla Sacra Scrittura dopo la caduta di Adamo ed Eva sia stato un peccato di violenza,
e cioè Caino che uccide Abele. E da allora possiamo ben dire, cari amici, che la storia dell'umanità è un fiume di sangue che è andato sempre più ingrossandosi. Tant'è vero che ci sono quelli che dicono che la storia umana, se vogliamo guardarla con gli occhi senza fette di salame davanti, è una macelleria. Dunque, dicevamo, cari amici, la dittatura della violenza si è manifestata fin dagli albori della storia dell'umanità, e da allora il fiume vorticoso di sangue non ha fatto che ingrossare, inondando ogni angolo della terra. La prima manifestazione del peccato originale è stato un fratricidio. Caino ha ucciso il fratello Abele per invidia. Quanti delitti da allora sono stati compiuti? Chi terrebbe il conto? Comprendiamo anche quelli che oggi vengono proclamati come diritti, ma sono delitti, per esempio quel miliardo di aborti legali che viene computato, viene attribuito all'umanità negli ultimi 20 anni. Chi può computare il numero dei concepiti ai quali si è negato il diritto di nascere? Chi può enumerare gli uccisi da innumerevoli guerre che gli uomini si sono fatti senza mai stancarsi? Una persona può certamente ritenersi contenta, cari amici, questa è una cosa, è una frase di cui mi assumo la responsabilità, perché a me una volta è venuto questo pensiero, mi è venuto in una situazione particolare, insomma, di cui non posso dire nulla, però mi è venuto questo pensiero che mi ha in qualche modo mi ha colpito, e cioè io dico: grazie a Dio sono arrivato alla fine della mia vita senza aver mai ammazzato nessuno. Una persona può certamente ritenersi contenta se alla fine della sua vita può dire non aver mai ucciso nessuno. Veramente, cari amici. Ma dico, parlo anche di quelle uccisioni che possono avvenire anche senza la nostra volontà, per esempio in incidenti stradali dove magari un po' di responsabilità l'abbiamo o non ne abbiamo neanche una, cioè è quasi una grazia da chiedere. Vuol dire che è una grazia da chiedere arrivare al termine della vita senza aver mai ucciso nessuno, neanche per sbaglio, neanche per disgrazia. Sarebbe un peso comunque molto, un peso notevole sulla coscienza. È una grazia da chiedere, credetemi. La gravità della violenza ha bisogno di essere messa a fuoco, perché essa colpisce quanto di più sacro esiste nell'intera creazione, l'uomo creato immagine e somiglianza di Dio. Guardate che, per carità, sappiamo benissimo quanto certi peccati siano odiosi. Pensiamo anche alla pedofilia, eccetera. Certi peccati sono particolarmente odiosi, ma ce ne sarebbero tanti. Però, credetemi, non perdiamo di vista la cosa più grave che esista sotto il profilo del rapporto col prossimo, e cioè uccidere un uomo, uccidere un essere umano. Non c'è nulla di più grave di questo. Io capisco che la legittima difesa può dire: metto per la mia vita, sono costretto a supprimere un'altra, però credetemi, è chiaro, lì vita contro vita, quindi non, però ciò nonostante, uccidere un uomo è qualcosa di tremendo. Io la vedo così. La gravità della violenza ha bisogno di essere messa a fuoco, perché essa colpisce quanto di più sacro esiste nell'intera creazione, l'uomo creato immagine e somiglianza di Dio. Uccidere una persona è il più grande peccato che possa essere commesso contro il prossimo. Eppure la superficialità, la irresponsabilità, l'accecamento fanno sì che con stupefacente facilità si alzi la mano contro il proprio fratello. La situazione è andata precipitando, in particolare con le legislazioni che autorizzano l'aborto e la violenza. Io personalmente poi ho una idiosincrasia nei confronti di un tipo di guerra. Perché la guerra, come dice la Madonna, Satana vuole l'odio, vuole la violenza. Dentro la guerra c'è lo zampino di Satana. Quando la legge permette che un nascituro sia soppresso e che un medico possa dare la morte a chi gliela richiede,
diciamo porre eutanasia, ha di fatto ceduto alla logica infame dell'egoismo e della prepotenza che cova nelle viscere della natura umana. La storia umana, se uno la guarda con occhi sensibili, dico, è dominata dalla dittatura di Caino e oggi lo è talmente che l'umanità è sull'orlo dell'autodistruzione. Il figlio di Dio ha scelto come via di redenzione quella di non resistere alla violenza e di non rispondere al male col male. Accettando la croce, Gesù ha preso su di sé la violenza di tutto il mondo e l'ha espiata. Come ha spiegato bene il grande antropologo intellettuale accademico di Francia, sono uno dei più grandi intellettuali oggi viventi, René Girard, Gesù ha spezzato il gioco di Caino che attanagliava l'umanità facendo da capo espiatorio per tutti, affinché nel mondo si affermasse la potenza dell'amore. La tentazione della violenza, cari amici, accompagna il cristiano lungo tutto il corso della giornata. Le occasioni sono innumerevoli, non sempre evitabili. Il mondo è un groviglio di vipere che si morsicano a vicenda. Gesù ha messo i suoi apostoli sul avviso: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e soprattutto la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Il cristiano si trova a vivere in un contesto sociale e culturale che concepisce la vita come lotta e il darwinismo sociale, no? Dove i più forti eliminano i più deboli e dove chi vince ha sempre ragione. Questo è il contesto dove noi cristiani viviamo. La legge del più forte, del più astuto, del più abile mette all'angolo il diritto e la giustizia. Che può fare il cristiano preso in questo inesorabile tritacarne? La tentazione di usare gli stessi mezzi del mondo per riuscire almeno a sopravvivere si affaccia dal mattino alla sera. Perché non rispondere a chi ti percuote la guancia? Perché non farla pagare a chi ti fa un torto? Perché mostrarsi deboli di fronte alla prepotenza? Perché tacere e perdonare? Ebbene, cari amici, rendere presente nella vita degli uomini la legge evangelica dell'amore è il compito più difficile e nel medesimo tempo più necessario. Se i miti non erigessero le loro dighe contro la marea dell'odio e del sangue, la terra ne verrebbe in breve tempo travolta. Vedete come è fondamentale per la nostra vita quotidiana non rispondere al male col male. È fondamentale. Anche se lì per lì vorremmo, dopo dobbiamo vincere questa tentazione. Perché è una tentazione provocata dalla stessa società nella quale viviamo e anche dal vizio dell'ira, che della superbia e dell'orgoglio che ribolle in noi. Il vizio capitale dell'ira è il terreno sul quale Satana prepara molte delle sue tentazioni. Si incomincia dalle piccole cose fino ad arrivare a devastazioni irreparabili. Fissiamo lo sguardo su un ambito in cui l'uomo trascorre la maggior parte della sua vita, cioè la famiglia. Si tratta di una realtà dove per i legami del sangue, degli affetti e per la condivisione dei beni dovrebbe essere più facile che altrove realizzare una comunione di amore. E in effetti è così per molte famiglie, anche se si tratta di un obiettivo conquistato con l'impegno quotidiano. Però anche nelle coppie più affiatate fanno capolino i nervosismi, le incomprensioni, le parole dure, le reciproche accuse, le ripicche, che non rompono il legame di amore ma lo turbano e lo allentano. L'astuta serpe, alla quale basta una piccola fessura, subito si insinua per gettare benzina sul fuoco, per inasprire ulteriormente le anime, per armare i cuori l'uno contro l'altro e per portarli all'esasperazione fino alla rottura fatale. Chi ti era amico ora è un nemico. Colui al quale aprivi il cuore ora è un muro impenetrabile. Sei arrivato al punto di odiare la persona che prima amavi di più. Se non si blocca subito Satana che semina veleno e che inietta veleno che semina zizzania, si arriva ad odiare le persone che prima amavamo.
È stato questo che, quello che ha portato dall'amore all'odio, eccetera, un processo ineluttabile? No, assolutamente. Bastava che all'inizio uno dei due sapesse tacere o tendesse di nuovo la mano o chiedesse scusa pur essendo convinto di avere ragione. Forse bastava un sorriso, un atto di umiltà, un gesto di affetto e la velenosa serpe sarebbe stata costretta a fuggire via. Invece prepara indisturbate le sue trappole fino a raggiungere il suo vero obiettivo, rompere la famiglia. Quante famiglie distrutte sono consapevoli di aver lasciato il via libera al devastatore senza opporre nessuna resistenza. Satana non si accontenta mai e trascina sempre più in basso. Attenzione, cari amici. O tu lo contrasti o ti porta giù in fondo. Dobbiamo forse meravigliarci che alcuni dei delitti più orribili avvengano proprio nell'ambito familiare? Il veleno satanico trasforma gli uomini in lupi. La grazia di Cristo li trasforma in fratelli. Perciò non cedere alla tentazione non è facile in certi momenti, cari amici. Di guardare agli altri come se fossero i tuoi avversari è una delle tentazioni più insidiose e più pericolose per la stessa società. Cioè, il confronto di idee si può fare, dopo però le persone vanno rispettate, vanno di più amate. E vorrei dire, cari amici, che uno dei segni più convincenti se tu ami veramente una persona è se preghi per lei, perché se preghi per lei vuol dire che la ami veramente. Conserva sempre uno sguardo di fede che ti fa vedere anche in chi ti fa del male un uomo da rispettare. Non cedere alla demonizzazione del prossimo. In poche parole, si può dissentire, si deve, ci mancherebbe altro, se no ci ciderebbe la dittatura del relativismo. Quante volte io ho detto, non sono d'accordo sull'omosessualità, ma gli omosessuali sono persone da amare, scherziamo. E questa è la regola cristiana. Si combatte il peccato, ma si amano i peccatori. Quindi non cedere alla demonizzazione del prossimo, non intrupparti nelle folle che gridano togli di mezzo costui, rimetti in libertà Barabba. Sappi che c'è sempre qualcuno che le aizza, essendo lui stesso strumento del seminatore di zizzania. Quindi, cari amici, attenzione al vizio capitale dell'ira, che le sue diramazioni sono anche molto quotidiane e fa sì che uno poi alla fine ha rotto con tutti, non sa più con chi parlare. Una delle tentazioni più gravi che devi superare, pena la perdizione eterna della tua anima, poi è quella della vendetta, cioè la tentazione di vendicarti. Sappi che per entrare nella vita eterna devi avere l'umiltà di chiedere perdono a Dio. Ma nel medesimo tempo devi imparare a perdonare a chi ti ha fatto del male. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ci ha insegnato Gesù nel Padre nostro. Il perdono è il cuore del cristianesimo. Gesù lo ha ottenuto per noi dal Padre espiando gli orribili delitti commessi dall'umanità. Noi a nostra volta dobbiamo donare il perdono al prossimo. Si tratta di una disponibilità interiore senza la quale Dio e il suo amore non trovano spazio nel cuore. Ci ho già detto molte volte, il cristiano non è che appena riceve un male deve andare in giro, adesso l'ho perdonato. Il cristiano deve essere pronto nel suo cuore a dare alla persona che gli ha fatto del male il perdono di Dio e pregare per quella persona perché questo perdono lo chieda, e in modo tale che tu glielo possa dare. Questa è la via normale da praticare. D'altra parte anche Dio fa così, cioè Dio ti perdona quando tu vai in confessionale, chiedi perdono, mostri il cuore pentito e umile e ti dà la soluzione il sacerdote. Ma se tu non mostri il cuore pentito e umile, il sacerdote non ti dà la soluzione. Quindi questo è molto importante, distinguere fra il dare il perdono e avere la disponibilità a darlo. Il cristiano deve avere sempre la disponibilità a dare il perdono, poi lo si dà, naturalmente, quando una persona lo chiede o lo desidera o lo apprezza. Non si gettano le pelle ai porci perché uno tu gli dai il perdono e quello ti ride in faccia.
dobbiamo dire sono disposto a perdonare. Questa è la cosa, a mio parere, che riflette di più il comportamento divino, il quale il sacramento della confessione subordina sempre il perdono alla nostra richiesta di perdono. Quindi quando tu hai subito un grande torto, devi essere pronto a dare il perdono, e se chi te l'ha fatto non lo chiede, preghi perché si penta e ci sia la riconciliazione. Quindi il perdono è il cuore del cristianesimo. Gesù l'ha ottenuto per noi dal Padre, spiando gli orribili delitti commessi dall'umanità. Noi a nostra volta dobbiamo donare il perdono al prossimo. Si tratta di una disponibilità interiore senza la quale Dio e il suo amore non trovano spazio nel cuore. Quindi non coltivare il rancore, non coltivarlo, anche perché perché è un veleno che fa male a te innanzitutto, dà la morte a te. La legge del mondo è quella di rispondere al male col male, è una delle tentazioni più devastanti, perché trasforma la vita umana in un inferno senza via d'uscita, cioè la catena delle vendette, delle ripicche, se vogliamo. Supera questa tentazione e apre nuovi orizzonti vincendo il male col bene. Chi è capace di perdonare è un uomo libero e dà alla società un contributo di umanità inestimabile. Perciò, cari amici, come cristiani dobbiamo lottare ogni giorno contro il veleno della violenza. Non permettere che la tua lingua divenga una spada che trafigge, ferisce e uccide. Non alzare mai la mano nei confronti di un essere umano se non in caso estremo di legittima difesa. Ignora le frecce che ti scagliano contro. Getta un biscotto ai cani che abbaiano. Chiedi a Dio di accorrere in tua difesa quando i tuoi nemici... Chiedi a Dio di accorrere in tua difesa contro i tuoi nemici quando ti assalgono. Credimi, lascia che Dio ti difenda, che ti difende meglio Lui di quanto tu non possa difendere te stesso. Te lo assicuro. Io posso dire che se noi non avessimo sempre lasciato alla Madonna di difendere la sua radio, a quest'ora eravamo già tutti morti e sepolti. Abbiamo detto sempre alla Madonna: difendi tu la tua radio, noi facciamo il nostro lavoro quotidiano. Perciò chiedi a Dio, getta un biscotto ai cani che abbaiano, vedi come scodinzolano, molte volte disarmi con un sorriso. Chiedi a Dio di accorrere in tua difesa contro i tuoi nemici. Sappi che l'Onnipotente, come dice il Salmo 145, custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi, cioè li mette a perdere con le loro stesse opere. Dio è paziente e lascia che la zizzania cresca, ma poi giunge il momento in cui interviene. In genere le punizioni di Dio sono quelle che gli uomini si attribuiscono da soli. Non farti giustizia da solo, ma lascia che sia il giusto a farla. Capito? Non farti giustizia da solo, ma lascia che sia il giusto a farla. Non lasciate incantare dal serpente che teizza l'odio, ma contempla Gesù che, morendo in croce, ha pronunciato le parole che salvano il mondo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.